Prima Barcellona, ora Londra, a breve la Germania. Ha una vocazione promozionale sempre più internazionale il brodetto Fest, che si terrà a Fano dal 1 al 4 giugno, con una ventunesima edizione presentata nel weekend all'Istituto Italiano di Cultura di Londra. Un passo importante rivolto verso una promozione oltremanica del Festival Fanese, della pesca e della marineria adriatica e di Fano come destinazione turistica anche in vista del nuovo volo Ancona-Londra-Gatwick che partirà a luglio. Siamo qui per, per parlare con gli importatori, per parlare con le agenzie del turismo, per parlare con i tour operator, siamo qui per parlare con i grandi ristoratori che sono presenti, italiani che sono presenti nella città di Londra, lo abbiamo fatto presentando oggi il nostro festival che dal 1 al 4 giugno sarà presente al Lido di Fano. Lo abbiamo fatto oggi all'ambasciata italiana, al centro italiano di cultura e questo credo che sia la miglior gratificazione che può avere eh, il nostro festival dopo 21 anni di lavoro e 21 anni di promozione del nostro territorio, della nostra marineria. Abbiamo fatto due presentazioni importanti, la prima eh, insieme a 150 ristoratori, grossisti, gastronomi eh, di Londra eh, ai quali abbiamo fatto assaggiare i nostri prodotti, il Tartufo, il Bianchero del Metauro e ovviamente il brodetto. Eh, oggi qui all'Istituto Italiano di Cultura eh, ecco, abbiamo presentato la nostra città, è una bellissima conferenza con giornalisti londinesi, con la stampa locale ed altri interlocutori e stiamo cercando di aprire dei rapporti importanti che possono necessitare la nostra città. Ecco, Dobbiamo accelerare, in questo momento stiamo facendo l'11% del turismo estero, ma abbiamo grandi potenzialità per attivare appunto degli scambi che sono sia economico-commerciali, sia che guardano la nostra destinazione turistica. In generale, è un obiettivo importante portato avanti dalle autorità italiane nel Regno Unito, quello di cercare di promuovere la qualità, eh, promuovere il territorio italiano in un connubio che di recente è stato esaltato proprio dalla visita qui recente del presidente del. Consiglio Meloni e del Ministro dell'Agricoltura Lolo Brigida. Londra per la nostra produzione agricola, per la pesca, per il vitivinicolo è una piazza davvero molto importante. Qui abbiamo avuto l'opportunità di promuovere un evento che riguarda la pesca, che riguarda una zuppa di pesci. Pregiati che per noi è un simbolo, iconica, diciamo così, della nostra attività eh, della pesca. Ovviamente abbiamo bisogno di promuovere, grazie a questo prodotto, la nostra terra, questo grande evento che verrà fatto a Fano, ma anche eh, la capacità dei nostri produttori agricoli di stare in questo mercato maturo con difficoltà anche oggettive, quindi sarà un lavoro che comincia da parte del governo, è già iniziato, anche da parte della commissione agricoltura che rappresento, di poter confrontare le regole. Attraverso un rapporto bilaterale in modo che i nostri produttori possano entrare facilmente in questo mercato che, ha una, che fa una domanda di prodotti italiani molto forte. Noi vorremmo rispondere a quella domanda di prodotti.